Buonasera a tutti, riprendiamo i nostri appuntamenti con Finestra sull'ASL. Abbiamo ospite questa sera Enrico Conti, il primario dirigente della struttura complessa di urologia della nostra sanità spezzina. Lo salutiamo. Grazie per l'invito, grazie per l'occasione, soprattutto Italo. L'abbiamo chiamata volentieri perché l'urologia spezzina è reduce da un momento significativo, è stata punto di riferimento per l'urologia, diciamo così, interregionale, con un convegno che si è svolto proprio alla Spezia su un tema particolarmente significativo, l'ipertrofia prostatica benigna. Una patologia importante, e intanto vogliamo così introdurre il tema spiegando ai nostri telespettatori di che cosa si parla quando si parla di questa patologia. Sì, questo è un pochino l'incubo, no, per gli uomini quando superano gli ANTA, diciamo. Però in realtà è un problema molto semplice. Vediamo perché però questo problema semplice negli anni ha avuto un mutamento sia in termini quantitativi sia in termini di aspettativa da parte delle persone di una dignitosa risposta terapeutica ai disturbi. Che cos'è l'ipertrofia prostatica benigna? Si tratta di un ingrossamento della ghiandola prostatica che può avere, diciamo, aspetti e grandezze molto differenti, molto capricciose, con a volte delle formazioni curiose, che però non è una patologia tumorale. Questo va chiarito perché molte persone, quando sentono parlare di prostata, giustamente fanno fatica, no, a fare una differenza tra il tumore maligno e l'ipertrofia prostatica benigna. Guardano sempre, ma io non ho disturbi, com'è che, eccetera, eccetera. In realtà, quindi, questo è un fenomeno di ingrossamento, ripeto, assolutamente benigno, che non potrà mai lui trasformarsi in un tumore, anche se sappiamo che c'è anche il tumore di prostata, che può o meno dare dei sintomi. Questo ingrandimento comincia generalmente dopo 50 anni. Ovviamente ci sono varie situazioni, cioè ci sono persone che avranno un ingrossamento maggiore, di maggiore entità, persone più piccole, persone che avranno sintomi precoci, già a 50 anni, persone che cominceranno a sviluppare dei sintomi molto più in là. Però, tanto per darvi un'idea dell'ordine di grandezza di questo problema, vi dico che per ragioni legate proprio alla nostra struttura, quindi non a una patologia acquisita o indotta da chissà che cosa, tre quarti degli uomini vanno incontro all'ingrossamento prostatico benigno. Di questi tre quarti, quindi diciamo 75 su 100, due terzi dei 75, quindi circa 55-60, avranno dei sintomi. Questi sintomi sono più o meno fastidiosi, sono più o meno accettabili in funzione dell'età, dell'attività lavorativa, di quello che uno crede che sia, diciamo, il proprio standard, il rapporto a se La stesso. soggettività, insomma, del suo. Ci sono degli elementi molto soggettivi che portano dall'urologo, no? Per esempio, di che sintomi sto parlando? Perché poi Certo, se non entriamo un bisogna pochino nel essere concreti dettaglio, anche ecco, per. i sintomi sono soprattutto legati a disturbi della minzione, cioè del fare la pipì banalmente. Quindi ci sono fondamentalmente due tipi di sintomi. I sintomi cosiddetti della fase di riempimento, cioè è come se la vescica tenesse meno. Devo fare la pipì più spesso. Devo fare la pipì più spesso. A volte questo spesso è talmente spesso che io non riesco a riposare tutta la notte, ma devo alzarmi 2 o 3 volte. Io penso che tutti abbiano negli occhi, no, l'esempio di quella pubblicità Pubblicità. molto nota di quel signore che la notte si alza perché ha sentito un rumore in garage, perché si vergogna con la moglie di ammettere che lui ha un disturbo. Questi quindi sono questo tipo di Certo. disturbi. Poi ci sono i disturbi della fase di svuotamento, che vengono percepiti in maniera, diciamo, un pochino meno urgente, no? Nel senso che se io faccio la pipì con un getto meno forte, ci metto più tempo a svuotare la vescica, la qualità della mia vita non ne risente. Però sta di fatto che entrambi questi sintomi rientrano nella categoria di quello che ci possiamo aspettare.
Può essere dolorosa la minzione in questo caso oppure no? No, stavo per aggiungere che a questi sintomi, svuotamento e fase di riempimento, quindi frequenza menzionale, getto che non è tanto forte, eccetera, possono essere associati variamente dei sintomi di tipo infiammatorio, allora ci può essere il bruciore, ci possono essere altre cose. In realtà in molte persone l'ipertrofia comporta anche la coesistenza di un'infiammazione che qualche volta no, è veramente molto molto disturbante. Ecco, nel convegno che si è svolto a fine marzo, un convegno importante, dicevamo, con la presenza di urologi e di docenti da parecchie parti, si è sviluppata, diciamo così, una discussione sulle diverse teorie e anche sulle diverse modalità di intervento. Quali sono quelle che sono emerse con maggiore efficacia, ecco, e che sono poi state prese e verranno prese da esempio dagli urologi andando avanti? Se mi consenti, vorrei fare un piccolo passo indietro spiegando perché si fa un convegno. Certo. Perché noi abbiamo fatto un convegno, ma perché abbiamo fatto un convegno? Ci sono tre ragioni fondamentali. O te lo chiedono, una società scientifica di cui tu sei socio attivo, succederà il 21 maggio quando faremo un convegno di andrologia istituzionale richiesto dalla Società Italiana di Andrologia e magari ci vedremo e ne discuteremo. Certo, volentieri. Lo puoi fare perché vuoi metterti in mostra e anche questa è una cosa che è, diciamo, un lobbismo lecito. Io voglio far vedere e propagandare e far vedere che facciamo tante belle cose nell'ambito della sanità. Il terzo punto, che è quello più interessante, è che voglio cercare di fare una messa a punto con i migliori esperti del settore per andare a cercare di mettere a punto delle strategie in un settore di cure che è in questo momento è in notevole mutamento. Quelle che chiamano le buone pratiche, mettere in comune le conoscenze, le capacità e gli interventi che si possono fare. Certo, la buona pratica però è sempre un discorso in evoluzione, perché la buona pratica di 10 anni fa o di 20 anni fa o di 40 anni fa sono una cosa completamente differente. L'utilità di queste cose è di cercare di ottenere il meglio, mettere a punto quello che possiamo fare di meglio, considerando le possibilità aziendali, considerando anche come è strutturata dal punto di vista demografico la nostra popolazione, che essendo prevalentemente anziana chiede delle risposte proprio su questo tipo di patologie. E perché, cioè, adesso per corroborare meglio il discorso, non solo essendo mutata l'età della popolazione è aumentato il numero delle persone che soffrono dei disturbi legati all'ipertrofia prostatica, ma è cambiata anche un'altra cosa, è cambiato l'aspettativa che hanno i pazienti, che ormai sono miei, tuoi coetanei, che non si accontentano di curare dei sintomi, ma vogliono mantenere una qualità di vita, quindi vogliono fare una cura che possibilmente mi dia il meno fastidio possibile. Quindi se sono delle medicine che abbiano pochi effetti collaterali o nulli, se sono delle terapie che mi tengano meno lontano dal lavoro, ma anche dall'aperitivo di tra 2 o 3 giorni o dal fatto di poter andare in giardino a guardarmi il mio giardino. Quindi voi capite, anzi tu capisci che il punto, le cose da discutere non sono soltanto le tecniche, perché le tecniche sono interessanti, incuriosiscono gli addetti ai lavori, ma tutto sommato, al di là, diciamo, del fatto che risolvono dei problemi, sono abbastanza noiose da raccontare. Mentre invece, secondo me, è importante cercare di trasmettere qual è il processo mentale di chi dice facciamo questo per cercare di capire come sta cambiando, come sta evolvendo la società e come anche le risposte che noi diamo devono adattarsi, in qualche maniera ritagliarsi come dei vestiti su misura per la terapia di quel singolo individuo. Quindi non solo l'efficacia dell'intervento medico, farmaceutico o chirurgico, ma anche i suoi effetti sulla qualità della vita. Questo è esattamente l'obiettivo che vi ponete. Faccio un esempio molto semplice. Ci sono dei cinquantenni o 55enni che cominciano ad avere dei disturbi legati alla prostata con una componente
o varie componenti di quelle che abbiamo detto, che sono molto preoccupati e sono anche ansiosi però di mantenere tutte le loro funzioni, no? Oppure c'è il novantenne, e ce ne stanno di novantenne, il cui bisogno fondamentale è quello di riuscire banalmente, ma non per lui, magari senza un catetere. Quindi le risposte che noi dobbiamo dare al 55enne sono legate a quella figura lì e alle aspettative che questo essere umano ha, che sono molto diverse da quelle che si attende il novantenne, che sono diverse da quelle che si attende il settantenne. E questo discorso naturalmente è ovvio, quindi lo chiudiamo, nel senso che ognuno, diciamo, si aspetta qualcosa. E come sempre il ruolo, in questo caso degli urologi, sta nel cercare assieme al paziente di raggiungere il compromesso migliore, perché fra le legittime attese e le possibilità operative c'è poi la realtà di quello che si può fare in quel caso lì. Ecco, abbiamo parlato anche di statistica, insomma, dice il 75% degli uomini in età adulta, avanzata, sviluppano l'ipertrofia. Esatto, sviluppano questa ipertrofia, e abbiamo parlato anche genericamente di sintomi. Ci sono delle cause specifiche o è solo l'età che porta a questi? No, diciamo che è soltanto l'età, è scritto nella nostra genetica, per cui i miei geni, i tuoi geni hanno già scritto dentro se dovremmo avere una prostata grande come un'arancia oppure no, se avremo dei disturbi oppure no. Quindi su questo, in questo momento la medicina può fare poco, la medicina può sicuramente offrire la possibilità, no, di ridurre i disturbi legati a questo ingrossamento, certo, e con alcuni farmaci anche ridurre l'entità dell'ingrossamento. Però è una cosa sulla quale le nostre abitudini di vita, questa è una domanda che si fanno in molti, contano relativamente. Certo. Diverso è comunque il discorso se noi leghiamo l'abitudine di vita a determinati tipi di disturbi. In altre parole, se io ho dei sintomi in cui c'è una componente infiammatoria, no? Bruciorino, bisogno di fare la pipì molto sovente, cose di questo tipo, tutti gli urologi diranno a quel tipo di paziente lì con quei sintomi attenzione alle abitudini alimentari, soprattutto, no, perché ci sono alcune sostanze come la caffeina, l'eccesso di caffeina, non nel caffè la mattina, le teofilline in generale, quindi il tè, il cioccolato, le bevande alcoliche con in testa la birra, gli insaccati, la capsaicina che è contenuta nel peperoncino, le sostanze urticanti in generale, le spezie, sono tutte cose che sicuramente vanno a peggiorare quel tipo di disturbo. Quindi, quando parliamo di... non grandi sacrifici, ma un pochino di stile di vita, sì, non guasta. Certo, però lo stile di vita, ti ripeto, non incide sull'evoluzione di fondo della malattia, però può avere un effetto su determinati tipi di sintomi. Anche lì è una cosa molto individuale. Certamente, per fare un esempio pratico, se un signore ha 70 anni, no, fa la sua pipì normalmente, non ha grossi disturbi, magari non avrà il getto di quando spegneva gli incendi, no, certo. A 20 anni, non gli vai a dire non prenda il peperoncino, non prenda il caffè. Certo. Se lo stesso tipo di paziente è tormentato dai disturbi, magari prima di chiedersi o di chiedergli di operarsi o di sottoporsi a quel trattamento, gli si dirà di correggere se ci sono alcune alterazioni delle abitudini alimentari. Certo, certo. Ecco, abbiamo parlato anche un pochino di cure nel corso della nostra chiacchierata. Le cure farmacologiche solitamente è il primo intervento che viene fatto. Esistono ovviamente cure farmacologiche che sono molto efficaci, e quando si passa dalle cure farmacologiche alla necessità di un intervento di tipo chirurgico? 30 anni fa ti avrei detto, no? Quando le cure farmacologiche che ci sono, poi se vuoi le dettagliamo, non funzionano più o non funzionano abbastanza, si passa automaticamente a un qualche tipo di intervento chirurgico, che poi lì ci si sbizzarrisce perché le possibilità offerte attualmente sono veramente tante. Le medicine, dicevo, ci sono i farmaci che permettono l'allargamento del collo vescicale per urinare meglio, ci sono dei farmaci che riducono il
pochino le dimensioni della prostata e anche la succulenza della ghiandola, no? Molti sono, più che farmaci, sono degli integratori che contengono dei fitofarmaci che sono molto noti, no? Come la Serenoa Repens. Ti dico che il problema è talmente sentito che solo di prodotti per l'ipertrofia prostatica benigna a base di Serenoa Repens ne esistono circa 400. 400 nomi, 400 vetrine, no? Con ognuno un nome, con quel tipo. Poi lì lasciamo stare adesso il discorso, c'è un discorso naturalmente di qualità del farmaco e anche dell'integratore, ma questo adesso esula, certo, penso, dalla nostra conversazione. Quindi con questo tipo di categorie che io ho appena accennato, per non entrare troppo in dettagli tecnici, questo, diciamo, sarebbe logicamente il primo step. Certo. Però alcuni farmaci funzionano, ma il paziente magari non li accetta. Per esempio, i farmaci che aprono il collo vescicale, i cosiddetti alfalitici, hanno un effetto collaterale frequentissimo, che è quello che comporta una riduzione o addirittura o spesso una scomparsa dell'eiaculazione. Attenzione, non è che si diventi, così, come si dice, impotenti, semplicemente non c'è più la proiezione del liquido seminale. Questa cosa qui per alcune persone crea dei problemi. Magari i più giovani, magari che hanno ancora una vita sessuale molto, molto vivace, che magari hanno ancora l'idea, no, di procreare, è un grosso problema. Certo. Per cui nel momento stesso in cui il paziente che fa un farmaco del genere non lo accetta, non perché non funziona, ma perché non accetta più un effetto collaterale, lì può scattare un trattamento, no, di grado superiore, che magari gli consenta di ottenere una riduzione o un miglioramento significativo dei disturbi, e magari conservando l'eiaculazione, come si dice, anterograda. Certo. Quindi dove finisce il farmaco e dove inizia la terapia non farmacologica, non dipende, cioè, solo dalla gravità della malattia. Non dipende dalla gravità dei sintomi, intesa come un qualche cosa che noi razionalizziamo e facciamo una bella media, dipende molto dalla percezione e da quello che vuole il paziente. Questa è una trasformazione che avviene in diversi settori della medicina, no? E ovviamente nessun medico accetterà mai di dire la terapia la fa il paziente, però un medico oggi deve essere, di qualsiasi branca, certo, in certi settori della medicina, deve essere robustamente preparato per poter interagire con un paziente in qualche maniera più complesso, più esigente, ecco, certo, mettiamola così. Anche convincerlo, oppure finché è possibile anche assecondare alcune loro, certo, necessità. Finché è possibile, poi bisogna anche avere il coraggio, caro paziente, questa cosa per te non va bene, certo, se, non, certo, se non ti va bene il mio discorso, ci sono, certo, tanti altri specialisti, certo, però devo dire che questo, se si instaura un rapporto di fiducia, no? Che, certo, cioè, che è quello che ci vuole. Io posso piacerti come curante, certo, oppure no. Certo. Quindi un po' la responsabilità, anzi, molta responsabilità è poi del medico. Però oltre a questo, naturalmente, cioè, non basta essere dei, certo, piacioni, cioè piacere ai pazienti. Bisogna anche che l'offerta, la qualità dell'offerta delle cure sia adeguata. Certo, no? Insomma, certo, dobbiamo fare, certo, un po', avere un ventaglio, un'offerta di prestazioni differenti tra di loro che permettano di risolvere il problema in tutti i casi e in tutte, diciamo, cercando di venire incontro a tutte le esigenze che dicevamo prima, no? Dal 55enne, certo, al, certo, famoso, certo, 90enne. Ora, il passaggio dalla fase farmacologica alla fase chirurgica può creare davvero e diventare l'incubo per gli uomini, nel senso che poi, come si dice, farsi mettere i ferri addosso è sempre complicato. Anche da questo punto di vista c'è stata una progressione delle tecnologie, delle capacità di intervento chirurgico che oggi chiamano mini-invasive. Ecco, siamo in grado, ovviamente, sì, anche qua alla Spezia di sì, intervenire in questo senso. Sì, anche perché come centro di urologia noi abbiamo sempre, dico noi perché non è che parlo di me usando il plurale maiestatis, perché ci sono dei colleghi che sono
più che validi ed esperti e che sono completamente concordi sul discorso che la mini invasività è una strada senza ritorno, ma perché se ne vedono i benefici, no? Basti pensare che fino a 10 anni fa qui ogni intervento sulla prostata comportava un picco, non grande, ma comunque un taglietto sulla pancia. Adesso i tagli sulla pancia sono ridotti a fra i 5 e i 10 l'anno e Certo. cerchiamo, praticamente sono ridotti a quei casi un po' particolari in cui non se ne può fare a meno. E stiamo lavorando per cercare di ridurre anche quella piccola percentuale. E per il resto la tecnologia come ci aiuta? Ci aiuta permettendo di asportare questa carnosità, questa crescenza della prostata. Senza fare tagli, quindi entrando all'interno delle vie urinarie, passando dalla via naturale, e alcune volte addirittura senza andare ad asportare fisicamente il tessuto, ma cercando di trasformarlo. Una tecnica è quella della termoterapia con il vapore, che quindi non porta via nulla, ma ustionando, diciamo, l'interno della prostata, permette di avere un nuovo spazio. Che prima era ingombro Certo. da questa crescita prostatica, che permetta di tornare ad urinare meglio. Questo è un intervento che si può definire super mini mini invasivo, perché è un intervento che si fa addirittura in anestesia locale. Si fa in grandi numeri perché è un intervento abbastanza rapido, per cui in una mattina se ne possono fare anche 7 o 8. E il paziente poi ha il vantaggio che il pomeriggio sta a casa sua. Certo. E questo Quindi day hospital. consideriamo alcuni, diciamo, aspetti, no? Adesso che stiamo uscendo dal periodo pandemico e ancora gli ospedali si stanno leccando le ferite, nel senso che il Certo. personale, non dico che è decimato, ma insomma ne ha risentito molto. E ci sono stati cambiamenti organizzativi, per cui il fatto di poter concentrare un discreto numero di operazioni, no? Nel tempo, senza impegnare un reparto di ricovero, è una cosa ovviamente ben vista, no? Certo, Dal punto di vista certo, organizzativo, certo. E anche ma dei c'è di più, costi, no? certo, ma il paziente stesso è contento di, Certo, assolutamente. non solo è contento, ma queste tecniche così, diciamo, super mini invasive, consentono di riuscire a risolvere i problemi anche a persone cosiddette, noi le chiamiamo comorbidi, no? Che vuol dire comorbidi? Significa che sono persone che hanno 3 o 4 malattie croniche, per cui fra gli anziani, Dio sa se ce ne Certo, sono, che prendono certo. farmaci per il diabete, antiaggreganti, anticoagulanti e chi più ne ha più ne metta. Tutte queste persone qua. E poi magari hanno un iniziale problema di scompenso cardiaco, bronchite cronica. Sono tutte persone che è sempre, diciamo, un pochino, diciamo, mette a apprensione portare in sala operatoria Certo. delle persone che noi consideriamo globalmente fragili. Mentre invece queste stesse persone possono facilmente permettersi, fra virgolette, permettersi, Certo. perché non è un discorso Sì, no, economico, no, ma è un discorso di certo. poter accedere a una terapia, Una possono cura. permettersi la cura con il vapore acqueo, così come anche un'altra cosa che noi facciamo in ASL5, che adesso riprenderemo, è il discorso dell'embolizzazione delle arterie prostatiche, che è una metodica che come tutte le metodiche, non c'è un metodo o una tecnica che risolve i casi, tutti i casi in ogni possibile È la individuo, professionalità bisogna del saper medico, consigliare. Però certo. insomma, anche l'embolizzazione ha un suo spazio. Noi abbiamo avuto pazienti e ne abbiamo fatte in periodo pandemico perché erano pazienti che anche questi non chiedevano un ricovero. Ovviamente abbiamo sempre avvisato i pazienti che un 50% può andare bene, un 50% di solito non va bene. Adesso, senza entrare nel Certo. dettaglio, ci sono delle ragioni sulle quali, tra l'altro, abbiamo discusso nel corso del convegno del Convegno. 25 e 26 marzo. Però è un metodo che, cioè, chi è contento è contento. Certo, E poi, certo. comunque, il metodo dell'embolizzazione è l'unico metodo che oggi permette di non andare proprio in sala operatoria.
perché un metodo, l'embolizzazione consiste nell'andare a chiudere le arterie con delle microsfere, pensate, delle microsfere, le arterie che nutrono la prostata, e la prostata quindi si sgonfia. Sgonfiandosi, che cosa succede? Che si mette in atto un meccanismo di morte cellulare, per cui non è che anche lì si hanno disfunzioni, però insomma molti pazienti poi hanno un miglioramento dei sintomi. Non tutti, però Certo. il paziente viene avvisato e gli si dice: guarda, caro paziente, le statistiche ci dicono che 50 volte su 100 va, c'è un miglioramento, l'altro 50% delle volte non è un gran miglioramento, però questa, come tutte le tecniche che abbiamo detto fino adesso, non precludono in un secondo tempo di magari fare un'altra cosa. Certo. In questo periodo si parla con molta enfasi degli interventi attraverso la robotica. Ecco, stiamo parlando anche di questi tipi di interventi, possono considerarsi di questo tipo, oppure quando parliamo di robotica parliamo di altri, con principi, diciamo, Allora, di intervento. dunque, questa domanda, ce la siamo posta. No, perché non sappiamo più o meno come stanno le cose, però in effetti si può, diciamo, dire questo. La chirurgia robotica non ha un ruolo, diciamo, rilevante nell'ipertrofia prostatica benigna, perché è molto costosa e, come si dice, il gioco non vale la candela. Poi alla fine il paziente comunque sanguina, il paziente comunque fa un intervento vero, quindi non ci sono particolari vantaggi né economici né nella percezione del paziente, se non il discorso generico è: sai, mi hanno operato con robot, quindi sicuramente va tutto meglio. Certo. Ecco, in questo caso non solo non è vero, ma anche nei centri dove si fa la chirurgia robotica, magari sulla prostata per il tumore, magari sui tumori renali, magari sui tumori della vescica, eccetera, però generalmente sull'ipertrofia prostatica benigna non si fa, perché non ha molto senso. Però posso dirti che invece tutte le tecniche con il laser hanno un gran futuro. E noi anche abbiamo, ecco, l'unica cosa che ci mancava era l'acquisizione proprio proprietaria di un tipo di laser per poter fare, diciamo, un'offerta a 360 gradi sul trattamento di questa patologia. Parliamo di tecnologie disponibili e al di là delle criticità che tutti conosciamo rispetto alle problematiche logistiche della nostra ASL, però possiamo dire che dal punto di vista delle tecnologie ci sono tecnologie di avanguardia. Ecco, a che punto siamo nel settore dell'urologia sotto questo profilo? Parlando dell'urologia in generale, noi siamo in una fase di rinnovamento di alcune tecnologie. Allora, del laser ne abbiamo già detto, cioè noi abbiamo provato e utilizzato diversi tipi, diverse tipologie di laser, non entro nel dettaglio perché è noiosissimo, però diciamo che fare la scelta giusta nell'equipaggiarsi di una tecnologia è un punto fondamentale. E lì ci stiamo arrivando, io penso che in poco tempo avremo un laser proprietario d'avanguardia. Per il resto abbiamo in corso, diciamo, una richiesta, che probabilmente verrà accolta, di rinnovamento di alcune strumentazioni per la parte dell'endoscopia, e rimane sempre, diciamo, l'interrogativo, ecco, che ci si pone tutti i giorni sulla chirurgia robotica. La chirurgia robotica è una chirurgia laparoscopica, che è assistita da questo servomeccanismo che viene chiamato robot. In pratica si opera con un joystick che permette i movimenti degli strumenti. E è una cosa che è un confronto con il quale un'amministrazione oggi deve sempre fare i conti, perché anche qui, più che la scienza, più che le dimostrazioni scientifiche dei risultati, questo è un altro settore in cui la domanda e l'aspettativa delle persone, è un po', diciamo, un discorso che va a braccetto con quello che dicevamo prima della prostata, no? Se una persona oggi si aspetta la chirurgia robotica, se tu non gliela dai, è molto facile che faccia pochi chilometri ormai e vada a cercare una risposta da un'altra parte. E questo poi tutti noi operatori del settore sappiamo che non è necessariamente che questo tipo di risposta sia generi dei risultati così fantastici. E
Però la domanda che tu mi ponevi rimane una domanda per il momento ancora un pochino per aria, cioè noi il problema ce l'abbiamo ben presente, bisognerà vedere la regione Liguria sul territorio spezzino come intende, diciamo, muoversi. Certamente una città capoluogo con una provincia grande, con 230-240 mila persone e anche un retroterra, chiamiamolo della Toscana del Nord, della Lunigiana, Certo. un robottino ci starebbe molto Non ci starebbe male. bene, che poi non è un robottino piccolo, anche un Certo, solo certo. robot farebbe, diciamo, darebbe più lustro agli operatori, specialmente dell'urologia, della chirurgia generale e della ginecologia, ma anche dell'otorino. E forse sarebbe anche più semplice dire alle persone, ai pazienti, guarda, il robot ce l'abbiamo, ma forse non è il più adatto a te. Perché poi le persone oggi utilizzano quello strumento micidiale che è internet, si fanno le diagnosi, arrivano solitamente dal medico sapendo già, avendo già un'idea che poi non è propriamente quella giusta, e quindi se si fanno l'idea del robot, il rischio è che appunto abbiano questa idea precostituita che poi non è la più adatta, no? Ma guarda, noi ad onta, diciamo, dei mal di pancia nazionali, locali, di tutti quanti, siamo un paese molto avanzato e anche con grandi pretese. Io ti dico soltanto questo, che fino all'anno scorso in Italia c'erano circa 120 robot. Adesso stanno aumentando rapidamente perché sono scesi i prezzi e quindi cioè in alcune regioni stanno diventando proprio una sorta di bollino blu che mettono in tanti ospedali, anche ospedali minori. In Germania, dove si ragiona con una testa differente, i robot sono una sessantina. Quindi è possibile che in Italia, che ha, a proposito dei terzi, quarti, cioè 3/4 degli abitanti della Germania, c'è il doppio di robot? E è possibile che noi qui a Spezia chiediamo un robot aumentando questa cosa? Sono questioni che riguardano la temperie delle genti, per cui noi siamo fatti così. Io l'unica cosa che posso dire è che certamente i prezzi della chirurgia robotica stanno diminuendo molto perché c'è Certo. concorrenza finalmente, perché quindi si sta cercando di democratizzare questo tipo di chirurgia, ma ci vorrebbe, perché noi alle volte facciamo fatica a far capire che la nostra laparoscopia tridimensionale, no? Per quanto dia dei risultati, che poi insomma c'è un passaparola, le persone lo Certo. sanno, no? E non ha quell'appeal che ha la chirurgia robotica, per le ragioni che abbiamo detto, Certo. perché le aspettative sono quelle che sono, eccetera. Ora, la domanda poi che viene spontanea alle persone è questa, e mi pare che già risposto con l'esposizione, diciamo, delle tecnologie e delle cure applicabili nella nostra ASL. È possibile curarsi nella nostra città, non è necessario andare in giro. Insomma, ci sono tutte le risorse possibili per poter adempiere a quelli che sono i bisogni delle patologie presenti, in modo particolare in questa patologia della ipertrofia prostatica benigna, Beh, giusto? allora limitiamo il discorso appunto a quello che è di mia competenza. Per quanto riguarda l'ipertrofia prostatica benigna, la risposta è sì. Naturalmente questo non significa che non ci sia qualcuno che ci sta guardando, no? Che dice, caspita, sono in lista da 6 mesi, 7 mesi, eccetera. E che era l'ultima domanda che volevo farti. Le liste d'attesa sono un pochino, diciamo, il nostro incubo. Non un incubo notturno, è un incubo diurno, nel senso che questi 2 anni di pandemia hanno provocato un ritardo parlo del territorio italiano in generale, di un paio di milioni di Interventi interventi in che sono arretrato. rimasti indietro. Ecco, voi immaginate questo che cosa significa, le patologie che destano molta sofferenza e addirittura, se non trattate, possono Certo. abbreviare la vita, come le patologie tumorali, eccetera. In questo però devo dire che sull'ipertrofia prostatica, quindi rimanendo in un ambito, noi abbiamo avuto appunto da questo punto di vista un'amministrazione illuminata che ha dato spazio a
all'implementazione di tecnologie anche in sé abbastanza costose, che però ci hanno permesso, no, di fare dei buoni numeri. È certo che, come si dice, work in progress, cioè certo, noi stiamo ancora cercando di migliorare in base alla disponibilità di risorse, eccetera. Ho detto che dal punto di vista pratico è in corso l'implementazione di un laser proprietario, cioè un laser nostro che ci permetta un trattamento aggiornato dell'ipertrofia prostatica, ma anche dei calcoli. E poi per il resto dipende soltanto da quanto spazio possiamo avere nelle sale operatorie. E quello è un po' un discorso critico, non solo nello spezzino, ma dappertutto, perché voi sapete che, e per chi non lo sa, diciamo, è opportuno prendere atto del fatto che le programmazioni, specialmente del MIUR, cioè del Ministero dell'Università, che poi dipendono da scelte governative negli anni passati, hanno provocato una riduzione notevole dei medici specialisti in alcuni settori, fra cui quello degli anestesisti, il problema c'è. Quindi di problemi ce ne sono, nascondere i problemi o dire tutto va bene, no, come ho detto l'altra volta, certo, Madame la Marchesa, non è assolutamente corretto e rende quello che si dice poco credibile. Però le questioni di fondo le abbiamo a mente, da qui il cercare di fare delle cose che ad esempio richiedono poco anestesista, meno anestesisti, quindi essere meno in qualche maniera legati, no, a delle carenze strutturali che ci vorranno anni per ripararle. Io voglio soltanto ricordare a chi ci ascolta che quando il sottoscritto si è laureato nel 1985, io mi sono laureato all'Università della Sapienza di Roma, poi ho girato per specialità Pisa, Torino, eccetera, però in una sessione alla Sapienza all'epoca c'erano circa 1000 laureati. Era un periodo in cui c'era una sovrappopolazione medica, però nella vita ci sono i cicli, ci sono delle fasi, delle pendolarità. Adesso lo vedete tutti che ci sono delle difficoltà a sostituire i medici di famiglia che vanno in pensione. Pensate a certi specialisti. Certo. Non è che non vogliamo assumerli o non li andiamo a cercare. Non ci sono. E in certe specialità è un problema, specialmente l'anestesia, la ginecologia, ma anche gli urgentisti del pronto soccorso, che devono... Il pronto soccorso sta diventando in questo momento un punto in cui, che ovviamente è un punto che va assolutamente tenuto in vita, no? In cui anche i medici che normalmente fanno dell'altro, specialmente i chirurghi, devono andare a dare il loro sostegno come e quando possono, perché non ci sono gli specialisti. Quindi questo discorso delle liste d'attesa è un discorso che sicuramente varia da un territorio all'altro, ci sarà sempre l'isola felice e ci sarà sempre il vicino con l'erba più verde, questo nessuno se lo dimentica. Però in generale è un problema, ci si sta lavorando, non parlo del sottoscritto ma parlo chiaramente di un apparato, e per parte nostra noi cerchiamo di fare tutto quello che è possibile per implementare anche con la tecnologia laddove con il vecchio sistema non si arriva più. Bene, quindi è un segnale positivo in una situazione che è complessa, articolata, però che presenta anche delle soluzioni possibili, e quindi l'aiuto della tecnologia, la professionalità del personale medico e paramedico ovviamente della nostra città non mancano, è un dato riconosciuto, strutture e tecnologie ci sono. Se finalmente arrivasse anche una situazione logistica un pochino più strutturata, ovviamente tutti sarebbero più contenti, però ecco, in qualche modo si può dire che in questa città, da questo punto di vista, ci si può ancora curare. Sì, speriamo che ci si possa ancora curare, che ci si possa continuare a curare. E io per parte mia ribadisco, cioè poi le scelte strategiche di fondo sulla sanità non è che competono al sottoscritto, però certo. A me piace sottolineare una cosa, perché io non sono un ottimista, no, per un medico ottimista è un medico che non ha, diciamo, molte prospettive, però non sono neanche un disfattista, un pessimista. Certo. E mi piace raccontare questo, che sicuramente il Covid ci ha indotto a cercare delle soluzioni anche tecnologiche, anche
diciamo, cercare di superare una crisi terribile, all'interno della quale non si vedevano vie di uscita a un certo momento. Per cui noi abbiamo cominciato, sempre rimanendo nell'ambito dell'ipertrofia prostatica, abbiamo cominciato a utilizzare degli stent, che sono poi dei tubicini, che in quelle persone con il catetere, perché ormai è una situazione non più, diciamo, trattabile se non con un intervento, con un catetere per mesi e mesi senza prospettive di un intervento immediato in periodo Covid, siamo riusciti in molti di questi a mettere un tubicino, diciamo, che allargasse le pareti della prostata e che ha permesso a molte di queste persone, io penso circa 60, perché abbiamo fatto una statistica, ne abbiamo anche discusso, sempre nell'ambito di quel congresso, di arrivare a un intervento, a volte ancora procrastinato di diversi mesi, urinando senza avere questo disagio. Questo cilicio del catetere a dimora, avercelo, signori miei, e poi insomma, Certo. bisogna avere rispetto di chi dice al catetere, per favore, levatemi il prima possibile. Quindi, questo è per dire che il vapore, cioè la termoterapia, questo tubicino prostatico, adesso non do naturalmente i No, no, nomi certo. commerciali perché non ha No, no, senso, certo. sono cose che io mi chiedo sempre, ma il sottoscritto e i suoi collaboratori li avrebbero testati, provati con tanta caparbietà e convinzione, se non ci fosse Una stato situazione un di questo periodo come genere. quello del Covid? Quindi questo è un messaggio, volevo chiudere con un messaggio positivo che almeno, cioè, anche in un'esperienza tragica, no, alla fine, adesso non è per banalizzare, ma No, si no, certo. riesce, se non ci si fa prendere soltanto dall'inerzia e dalla disperazione, a trovare delle soluzioni che poi ti torneranno utili sempre. Certo. Questo fa parte un po' quando si parla di resilienza, no? Che adesso è un termine che va tanto di moda, si parla proprio di queste cose qui. E anche dalla capacità degli italiani in qualche modo di sapersi giostrare Sì, in situazioni di condivido. difficoltà, che non è Infatti, di tutti i popoli. nonostante noi siamo qui sempre, no, a batterci il petto, no? A dire perché noi qua siamo sfortunati, Però nelle difficoltà però sappiamo tirare diciamo fuori. l'italiano che si organizza in gruppo in generale non è molto, diciamo, considerato nel mondo, ma l'italiano come individuo, quindi con un patrimonio di cultura speculativa che all'estero è molto invidiata, invece, quindi il cosiddetto risolutore di problemi oppure il fantasioso, eccetera, è molto apprezzato e anche in ambiti naturalmente. Non parlo di attori, pagliacci, che parlo in Certo, ambiti assolutamente di professionisti di alto livello. certo. Bene, dottor Conti, la ringraziamo per questo momento di riflessione sulla nostra sanità. Abbiamo toccato anche temi più generali, ma soprattutto questo tema di questa patologia importante che riguarda, abbiamo detto, il 75% degli uomini al di sopra dei 50 anni, quindi una questione davvero rilevante. Ci prendiamo l'impegno anche di seguire il 25 di maggio, 21 questo maggio, sì. 21 maggio, questo altro momento di convegno e quindi di approfondimento su un'altra tematica davvero significativa. Grazie. Grazie, grazie davvero e un saluto a tutti quelli che ci ascoltano.